E ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi ragazzi vi farò vedere alcuni videogiochi. Passiamo al primo videogioco che è il mio preferito, ovvero Uncharted 2. Allora, dobbiamo fare molta ma molta attenzione, come potete ben vedere. Allora. Ok, perfetto. Un attimo ragazzi, scusatemi, non lo so se riuscite a sentirmi, però dovete fare molta ma molta attenzione perché questi stronzi. Ok, vamos. Dov'è l'altro? Ok, Bel colpo perfetto. per una giornalista. Ok, ragazzi, ora ci vediamo al prossimo gioco. Facciamo questa cosa di farvi vedere vari videogiochi che di PlayStation 4. Purtroppo per PlayStation 3, raga, finché non finisce Total Overdose, non ve li posso far vedere. Ci vediamo al prossimo. Ok ragazzi, dopo la grande avventura di Nathan Drake, ora siamo nell'inferno della Seconda Guerra Mondiale, con il grandissimo Call of Duty World War 2. Allora ragazzi, vi dico che la campagna lo sto giocando. Cazzo. Passiamo qua, devo chiedere fuoco di supporto aereo. Piano raga. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo. Raggiungi Pearson, ok, lo so raga, questo potrebbe essere un piccolo spoiler della storia, ma in realtà non lo è. È un mini gameplay giusto così. Daniels, dimmi che la radio funziona! Affermati! Ordina un attacco su quel carro! Colpiremo i nostri! Ma come ti dico, i trucchi sono esposti! È troppo Fermi vicino! qua! Prova! Serve supporto aereo! Le coordinate! Quali sono? 913820! 913820! Ora! Ripeto! È impazzito! Porca puttana, raga, lo so, scusatemi, avete visto una piccola puntata della storia. Porca puttana. Ok ragazzi, dopo la seconda guerra mondiale direi di farvi vedere il cartone animato mio preferito, ovvero Dragon Ball. Allora, sono nel Colosseo degli Eroi e sto cercando di farmi una partita così, giusto alla cazzo di cane, nel Colosseo degli Eroi, perché se praticamente grande Goku, non sapete che cos'è il Colosseo degli Eroi, beh, praticamente è una nuova forma di Xenoverse 2 che noi combattiamo contro delle miniature. Grande Gohan, che poi ragazzi, Gohan è il personaggio preferito di Umberto, poi, eh. Super Saiyan di secondo livello. Va bene, dai. Posso pure farvi vedere come si fa la combinazione suprema, volendo, perché già che ci ho buttato giù quel freezer, andiamo bene. Al centro vorrei mettere solo una miniatura che regge il colpo supremo. Devo vedere quale posso mettere. Qua bisogna giocare molto d'astuzia. Una cosa che ve lo dico ragazzi, che c'entra nel Colosseo degli Eroi, è il fatto di avere molta velocità. Devi avere molta velocità perché sennò non riuscirai mai a combattere per primo oppure per ultimo. Qua devi fare veramente attenzione. Già so che là mi mette Vegeta, vediamo un po'. Infatti, che vi avevo detto? Io invece il furbo, sapete che faccio? Ve lo dico io. Metto un personaggio che ha veramente scarsissima vita. Potrei mettere Gohan. Vabbè, voi mi direte, ma così ti fai beccare i danni. È l'unico modo, raga, perché non mi voglio far occupare la cosa, perciò. Quindi direi di mettere, sacrifichiamo Black Goku e andiamo. Faccio combattere solo Black in questo giro. E dai. Ok, non è che ho fatto una cosa stupida, raga, non ho fatto una cosa intelligente, perché lui adesso mi butta giù la miniatura. E io poi dopo posso fare tranquillamente il mio attacco supremo, che userò Gohan Super Saiyan di secondo livello, pregando che l'energia sferica. 87, non c'è male.
Ragazzi, col mio avatar, che sarebbe Goku non lo sai 2, ci stiamo facendo la storia del gioco e penso proprio con lui che vi farò anche un piccolo pezzettino del Colosseo degli Eroi, perché come posso dirvi, il Colosseo degli Eroi ha anche egli una missione storia, ha molta storia e io devo fare molta attenzione. Buttami giù la miniatura, non mi fa nulla, a parte che Vegeta dovrebbe avere il cannone galleggiante. Quello sono io, sì. Non mi ha fatto nulla, raga. Va bene, ragazzi. Io direi che per questo gioco va bene così. Ok, ragazzi, eccoci qua su Minecraft dopo la grandissima avventura di Dragon Ball. Allora, la situazione qua è critica, perché devo provare almeno a farmi una notte da solo, vai. Proviamo a sopravvivere. Porca la puttana, guardate qua. Sto andando in esplorazione. Oddio, là è un Enderman. Non guardiamolo negli occhi, raga. Vedete? Mai guardarlo negli occhi, l'Enderman. Sto andando un po' in esplorazione perché sennò quando cazzo mi imparo a sopravvivere qua in Minecraft? Non mi imparerò mai. Ui, guarda chi c'è qua. Perfetto. L'ho dovuto fare di aspetto fuoco. Non mi dite come cazzo è successo. Certo che però l'esplosione di un... Basta con sti creeper. Dai. La miseriaccia, questi creeper sono tosti, eh. Non ci sta nulla da fare, raga. Vabbè, va bene così. Ora ci vediamo al prossimo gioco. Ok, ragazzi, adesso siamo sul primo crash per farvi vedere ad alcuni di voi, chi non l'ha visto, del tipo Alien, che non ha mai visto Crash. Eccoci qua, ragazzi, dove è nato Crash, sulla Insane Beach. Shish. L'ho voluto fare per te, Alien, questa cosa, proprio perché del semplice fatto che tu non l'hai visto, quindi... Puttana tua sorella, guarda! Non dire parolacce, sennò chiamo la polizia. Ah, incominciamo, guarda. Non il livello al tempo. Incominciamo, va. Dai, che già mi sono rotto il cazzo di giocare, dai. Gazzetto! Ok, Alien, tu non hai visto questa serie che ho fatto, ma qua è stato veramente molto, ma molto sclerabile. Ok, raga, dai, continuiamo. Voglio fare tutto di next, eh? Non rompetemi le palle. Ora basta fare il bravo youtuber. Da oggi in poi sarò cattivo con tutti quanti voi, con gli haters soprattutto, ve lo dico. Da oggi in poi non me ne frega più il cazzo di nessuno, ve lo dico. E ce l'abbiamo fatta. Ok, ragazzi, adesso andiamo su un altro gioco. Ok, ragazzi, dopo il simpatico Bandicoot, se permettete, direi di usare Jack e Dexter.
Ovviamente per i più furbi, secondo voi per quale motivo ho messo Jack e Dexter? Del semplice fatto che questo è un easter egg per il nostro carissimo alien. Comunque lo saluto e gli sto seguendo poco la sua serie di Jack e Dexter The Precursor Legacy. Comunque alien, voglio dirti che sono riuscito a prendere la musa. Ora dobbiamo raggiungere quel tizio. Sufficienti per alimentare il mio scudo termico. Incontriamoci all'entrata del Canyon del Fuoco, salendo la rupe dietro la casa dell'agricoltore. Portate le batterie e sbrigatevi. Mio padre dice di aver visto altri Lurker nei dintorni. E vi stavo dicendo che ho voluto fare questa cosa proprio per Alien, che lui ci tiene tanto a questa serie dei videogiochi. E io. Dov'è quel tizio che voleva la musa? Dov'è quel tizio che voleva la musa? Aspetta. Non era qua. Era. È forse questo, aspetta. Oh, eccolo qui. Godetevi la scena. Oh, la mia musa! L'avete salvata! Oh, siete davvero stupendi! Ecco, tenete questa batteria. Non mi serve più, ora ho ritrovato l'ispirazione. Ok, dai, sto un altro po' per fare contento ad Alien, dai, ma non lo faccio per lui, lo faccio per me stesso perché alla fine lui ci tiene a questa saga di videogiochi, ma comunque lo ammetto, ragazzi, Jack e Dexter è spettacolare. Io non l'ho mai avuto né per PlayStation 2, l'ho avuto solo come remastered qua su PS4 e poi lo ebbi separatamente, capitemi? A proposito, vediamo una cosa, quanti globuli ho? 150 per un totale di 2000. Eccala, te pareva? Io ero proprio dietro di te, Jack. È vero? Sul serio? Grazie. Dai, altri 2 minuti e poi passiamo un altro gioco sempre di casa Naughty Dog. Questo lo faccio per il nostro carissimo Eugnovanta. Dai, il prossimo gioco. Alien, poi dimmi sotto giù nei commenti se mi vedi un po' esperto. Guarda, ti dico amico, per catturare la musa non è stato facile. Voglio farti un attimo vedere i convertitori, li vedi? Eccoli laggiù, Alien. I convertitori di eco verde, li ho sbloccati proprio all'inizio del gioco. Uè! Aspetta. Ok, li vedi? Li ho fatti proprio all'inizio, quindi diciamo che sono quasi a metà gioco. Ok, ragazzi, ora passiamo al prossimo gioco.